Domenica 11 settembre 2011, siamo in piazza Barzanti a Grosseto. Associazione di Idee ha organizzato un presidio contro il circo degli animali di Amedeo Orfei, che ha attendato qui in questo periodo. Io principalmente, prima di dire altre cose, volevo semplicemente dire che la persona che sto inquadrando adesso, che è un uomo che lavora per la Polizia di Stato, circa mezz'ora fa mi ha detto che le cose che stavo dicendo con un piccolo megafono erano offensive. Io ripeto le parole esattamente come le ho dette, cioè che il Circo degli Animali è un'organizzazione che sfrutta gli animali e che utilizza la violenza per sottometterli e per costringerli a fare degli spettacoli. Bene, la persona che sto inquadrando adesso è venuta a zittirmi dicendomi che io non ho diritto a esprimere questo tipo di idee perché sarebbero offensive nei confronti del circo e dello staff del circo. Ora, io molto educatamente gli ho detto che non la pensavo come lui e che anzi, siccome noi come associazione abbiamo l'autorizzazione da parte della questura e come cittadini italiani abbiamo il diritto a manifestare ed esprimere dentro la legalità le nostre idee, gli ho detto che si sbagliava e che non poteva minacciarmi come stava facendo per costringermi a tacere. Dopo questo breve episodio ci siamo anche per protesta messi del nastro sulla bocca e abbiamo continuato il nostro presidio silenziosamente. Ora io mi chiedo, com'è possibile che questo accada? Come mai oggi ci hanno zittito in questa maniera qui? Non era mai successo. Noi siamo sempre venuti qui in maniera molto civile, certo animatamente, perché noi sentiamo molto nel cuore la causa degli animali rinchiusi nelle gabbie, in particolare della brutalità con la quale li si costringe a fare degli spettacoli nei circhi. Quindi certo, noi esprimiamo le nostre idee con animosità, ma questo non significa che siano idee che non si possono esprimere in una democrazia, se viviamo in una democrazia. Io mi chiedo come mai hanno mandato simili personaggi a presidiare la nostra manifestazione oggi e come si permette il personaggio che inquadravo prima di venirmi a dire le cose che mi ha detto. Quindi ecco, questo è il nostro punto di vista. Io sarei felicissimo se il signor poliziotto che ha detto le cose che ha detto venisse qua adesso e le ripetesse. Io dubito fortemente che lo farebbe, perché sa che è nel torto marcio. Questo non è il Cile degli anni 70, questo non è la Libia di Gheddafi, questo non è vero, l'America di Bush che promuove e promulga leggi contro i diritti umani dei propri cittadini. Qui siamo a Grosseto, una relativamente sonnacchiosa città della bassa Toscana, e nessun personaggio delle forze dell'ordine, in particolare la persona che stiamo inquadrando, dovrebbe sentirsi autorizzata per venirci a dire che non possiamo parlare ad una manifestazione pubblica regolarmente autorizzata. Quindi questa è la situazione che si è avuta oggi a Grosseto, ripeto, domenica 11 settembre 2011, piazza Barzanti, davanti al tendone del circo Orfei, dove siamo stati accolti da questo tipo di attitudine dalle forze dell'ordine.